La prima volta che sono venuta a Milano, entro in metropolitana e vedo tutti questi che correvano, no? E mi sono messa a correre pure io. Ho detto, chissà dove vanno. Al lavoro! E che cazzo ci corri? Rallenti! Va, va. Ah. Non lo so, ma manda certificato medico. Cioè, voi avete la metropolitana, capito? Questo mezzo meraviglioso che ti porta da una parte all'altra della città, la velocità, cioè proprio ciu ciu ciu, no? Velocissimo. Noi non ce l'abbiamo la metropolitana, non è Palermo. Cioè, ce l'abbiamo una specie di trenino esterno che fa avanti e indietro, non si sa dove va. Si sa. Noi ci abbiamo l'autobus. Un autobus che quando passa l'autista manco si ferma, ti saluta così. Voi ci avete la metropolitana, capito? Questa cosa meravigliosa, non vi rendete conto della comodità della metropolitana? Voi ci avete pure il display con la scritta tempo d'attesa 1 minuto e mezzo. Che io la prima volta che l'ho letto ho detto, ma mi stanno prendendo per il culo. 1 minuto e mezzo. Ma 1 minuto e mezzo il meridionale, ma manco lo percepisce. Ma tu mi devi scrivere da allora in poi. Ma invece no, perché il milanese il minuto e mezzo lo percepisce. Tanto è vero che il milanese quando scende in metropolitana lo vedi che scende così. Loro scendono a tutta velocità perché devono prendere proprio quel treno che passa proprio in quel momento che se gli si chiudono le porte in faccia. No, ma milanese hai ragione. Perché adesso ti slitta tutto di 3 minuti. Proprio oggi che volevi fare l'amore con tua moglie. Vabbè, rimanda al mese prossimo. Come si danno gli appuntamenti milanesi? A che ora ci vediamo? 18:55. Facciamo alle 19. No, che dopo c'è un sacco di cose da fare. Invece noi meridionali, quando ci siamo gli appuntamenti che diciamo? A che ora ci vediamo? Di pomeriggio! Plastici! Poi lì uno magari sta tutto il pomeriggio ad aspettare come un coglione, però di pomeriggio! E voi milanesi, per arrivare puntuale, avete un metodo infallibile. Vi mettete l'orologio avanti. È vero? Quanto ce l'avete avanti? Lui quanto ce l'ha? Quanto ce l'ha? Quanto ce l'hai avanti? 2 minuti avanti. Ma sei milanese, milanese? Dicevo io, perché 2 minuti è troppo poco per essere milanese. La moglie, comunque, l'ha accusato la moglie. Lui non voleva parlare, mischi. E la moglie in macchina, perché quella non ne può più, capite? Non ne può più. Perché è la stessa cosa del mio ex marito. Allora, si mettono l'orologio avanti. Il mio ex marito 15 minuti avanti ce l'aveva. 10, 15, 20 minuti avanti, cioè avete l'orologio sincronizzato sul parallelo di Milano Marittima. Che io dico, no? Milanese, gioia della mia vita. Ma perché ti metti l'orologio avanti? Perché così arriva in orario. Ma che fa, ti pipi per il culo da solo? Te lo sei messo tu avanti l'orologio? Mamma mia, sono in ritardo di 10 minuti. Sì, vabbè, ma tanto arrivo prima di quando l'aveva previsto. Siete schizofrenici. Allora, come cammina un milanese? Prima vi faccio vedere come cammina un siciliano, che così ci avete un termine di paragone. Il siciliano, quando cammina... Quando? Quando cammina, cammina così. Ah.
Perché noi, ancora prima di iniziare a camminare, già siamo senza fiato. Ma io là devo arrivare. No, non me la sento. Prendo la macchina. Il milanese invece quando cammina... Ogni tre passi ne salta uno. Tutti che corrono come se da un momento all'altro si dovesse fermare la musica, devono cercare la sedia. Come se ci avessero sempre dietro la comitiva di testimoni di Geova. Allora, qualche giorno fa ero in corso a Buenos Aires e camminavo tranquillo. Mi ferma la polizia. Dice, lei è un tipo sospetto. Ma per quale motivo? Perché cammina lentamente. E allora, significa che non c'è un cazzo da fare. Allora, infatti, dove erano i meridionali? Ce ne sono qua meridionali? Di dove sei? Di dove sei? Di Agrigento, bella che sei. Il meridionale, come noi, il Terù, quando è a Milano, per non farsi riconoscere al nord, no, perché non ti devi fare riconoscere che sei meridionale, devi seguire alcuni accorgimenti. Intanto devi camminare velocemente, no? Se no, se ti vedono lenta. Poi ti devi mettere con la faccia un po' tesa, un po' triste, un po' severa, un po'. Che poi devo dire la verità, al siciliano, dopo 2 mesi che si è trasferita a Milano, la faccia incazzata, gli viene pure spontanea, no? Poi devi essere allergico a qualsiasi cosa, se no la residenza non te la danno. Meglio se al polline, che a Milano non c'è un albero, ma è piena di polline. Ma dove lo pigliano? Secondo me lo sparano di notte con i cannoni per la neve, così. Totom! Si capisce, invasi dal polline. Poi devi essere distaccato, cioè devi reagire alle cose con un certo distacco, no, se vuoi offrire, cioè proprio, no, distacco. Infatti, per esempio, qua a Milano, quando avete un problema, dite, sono un po' giù. Invece noi, sono in una valle di lacrime. Voi avete un leggero mal di pancia, noi, le budelle inturcioniate. Voi avete avuto un piccolo screzio con mia cognata, ma un piccolo. Noi? Mia cognata deve buttare sangue dal cuore. Voi qua fate degli errori grammaticali che sono tutti particolari. Per esempio, voi mettete l'articolo determinativo davanti al nome proprio di persona. La Sandra, la Marta, la Silvia. Ecco. No, è sbagliato, ve lo volevo dire. No, perché siccome ci prendono in giro sempre a noi che diciamo esce il cane che lo piscio, cioè, comunque anche voi. Cioè, anche voi fate gli errori, no? Cioè, a parte che l'articolo determinativo davanti ai nomi propri in siciliano non va bene perché fa subito effetto elettrodomestico. Cioè, se tu dici la Carmela, pare una caffettiera, non va bene. Poi fate un errore, che io vi giuro, fate un errore assurdo. Voi dite rubrica. È inutile che mi guardate così come dire, ma perché, come si dice? Si dice rubrica in italiano, va bene? Allora, ripetete insieme a me. Rubrica, rubrica. Ecco, andate e diffondete il verbo. Che è su rubrica? Dite mollica. Sì, no, sì, sì. Io la prima volta che ho sentito dire rubrica, vi giuro, mi sentivo in un film di Hitchcock. Lo fanno apposta, vi vogliono fare sentire pazza. Cioè, come se da domani uno di Ascoli Piceno dicesse tappeto. Non camminare sul tappeto, minchione! Siete pazzi. Stiamo scherzando.
L'ultimo accorgimento per non farsi riconoscere come meridionali: quando parti ti stai andando, ti parli con la bocca chiusa, non devi articolare, non devi muovere la bocca, non la devi muovere, perché quando parli di parlare così, per parlare. Quando parli non devi aprire la bocca, se sei milanese invece non devi aprire la bocca, non devi articolare, non lo so, forse è per il freddo, non lo so. Che però sta cosa a noi ci viene difficilissimo, perché noi teniamo la bocca aperta pure quando ascoltiamo. Questa è la cosa più difficile. Allora, qualche giorno fa, a me è passato un bel po' di tempo, ero ferma al semaforo e non sono partita subito. Qua a Milano. A parte che il verde non era scattato. Ma il Milanese il verde non lo vede, lo prevede. Questo mi passa accanto con la macchina, abbassa il finestrino e mi fa: tornatela a casa, Terun! Terrona a me. Ma di su si per consumare a mia. Che cos'è che non avete capito? Allora io vi dico la verità, su si per consumare a mia è troppo complicato, signora. Comunque letteralmente ti sei alzato per rovinarmi la giornata, però è molto più complicato. Poi una volta, se vuole dietro glielo spiego che cosa. Comunque ti sei alzato per rovinare a me. Allora io quando sono in pole position al semaforo, no, vi giuro, in pole position non ci voglio stare mai, perché mi viene l'ansia da prestazione. Perché proprio mi viene l'ansia da prestazione, mi si spegne la macchina. Perché non è che puoi avere un dubbio, un'incertezza, che dici: aspetta, devo girare a destra, sbrigati stronza! Per colpa tua arrivo tardi in ufficio, mi tocca fare lo straordinario. Quando arrivo a casa la cena è fredda, mia moglie si arrabbia e si consola con il vicino. Milanese, io neanche so come ti chiami e se sei cornuta è colpa mia. Vai, vai. Vai, milanese. Vai, vai. Andale. Andale, milanese.